Ricordatevi, poi ci ringraziamo per la lettura. Intanto ringrazio il Signore, come trovo qui in mezzo a voi. Pace a tutti. Pace. Porto i saluti della Chiesa di Udine. Per me è sempre un piacere ed un onore essere qui in mezzo a voi. Non sono delle frasi fatte che si dicono, però ho tanto a cuore questa comunità. E ogni volta che vengo con tanto piacere. Infatti oggi, per fede, avevo detto sì al fratello Daniel, poi sono successi dei imprevisti, ma ringrazio il Signore che sono in mezzo a voi. Faccio un complimento a questi ragazzi per la recita. Sapete, io, girando per le comunità, ascoltiamo tante recite. A volte qualcuna non si capisce, sapete, mi è capitato. Però la recita è stata molto, molto chiara, espressiva, e soprattutto non hanno paura del microfono. Quella è una cosa importante. Hanno voglia. Complimento a queste ragazze e anche le monitrici, perché è vero, le recite devono comunicare qualcosa. Amen. Amen. E a me ha comunicato. Ringrazio il Signore, come dicevo, è un periodo, stiamo lavorando tanto lì nella comunità di Udine per via dei vari lavori, però ringrazio il Signore come ci ha sostenuto fino a questo momento. Amen. La Chiesa non è fatta solo dal pastore, ma la Chiesa è la Chiesa. La Chiesa è fatta dalla Chiesa. Quindi, quando si lavora tutti insieme, l'opera va avanti. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo chinare i nostri capi. Signore, voglio ringraziarti, Padre, nel nome di Gesù, come sono qui in mezzo a questa comunità. Voglio ringraziarti, Signore, dell'amore che tu hai usato verso ognuno di noi. Signore, metto davanti a te la tua parola, Signore, e sai, Padre, che sono inadatto, Padre, ma voglio essere un tuo strumento nelle tue mani, Signore. Guida ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, Signore. Amen. Restando in piedi, apriamo la Bibbia nei Corinzi. Nei primi Corinzi leggeremo, ho due brani da leggere. Vediamo come andiamo con il tempo, non voglio essere neanche lungo. Vediamo come il Signore ci guida. Primi Corinzi, capitolo 16, leggiamo dal versetto 13. Primi Corinzi 16, dal versetto 13 fino al 17. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tra voi si faccia ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefano, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche a voi, a tale persone, e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefano, di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Accomodatevi. Non ho una parola, forse qualcuno si aspetta una parola di
consolazione, forse in parte lo è. Ma oggi voglio parlare dei collaboratori, soprattutto del pastore, che viene messo in una comunità a curare l'opera. A volte si incoraggia la Chiesa, però dei pastori si parla poco, sapete? Degli anziani della comunità si parla poco, delle monitrici si parla poco a volte. E quando mi sono messo in preghiera, il Signore mi ha spinto su questo brano che ho condiviso anche, ma la parola è sempre una parola nuova. A volte pensiamo che i pastori, a volte pensiamo che gli anziani della comunità sono delle persone che non sbagliano mai, delle persone che sono invincibili. C'è questa figura, questo alone di superuomini, sapete? E vengono considerati a volte delle persone che sono lì e che non devono, non possono sbagliare. Quelle persone che non hanno mai una tristezza e che non sono mai giù di morale. Le persone che magari non hanno dei problemi a casa, o non litigano con le mogli, o non hanno problemi di nessun genere, o se ce l'hanno non devono dimostrarli in comunità. E in parte è giusto che sia così. Però alla fine, nella vita quotidiana, le cose sono un po' diverse. Sono. I pastori soffrono alle loro case, piangono per la comunità, piangono per i problemi familiari, si addolorano, sono tristi a volte. E a volte, come è capitato a me nel passato, ho detto: ma chi me la fa fare? Chi me la fa fare? Andare avanti. Ma poi ringrazio il Signore che è Lui che ci guida, è Lui che ci mette, no? Dice: chi mette la mano all'aratro e si volta indietro non è adatto per l'opera del Signore. Però a volte la Chiesa è oscura, non sa le sofferenze che hanno i collaboratori, gli anziani, il consiglio di chiesa. E questo non è solo un dato di fatto, ma è anche biblico, perché Elia dice che in Giacomo, a capitolo 5, versetto 17, dice: Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni e provò intensamente che non piovesse, non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Elia era un uomo che era soggetto alle nostre stesse passioni. E i pastori sono quelle persone che sono soggetti alle vostre stesse passioni, sapete? Gli anziani, il consiglio di chiesa e chi collabora nell'opera del Signore. Non per questo Elia si trovò in un momento difficile. Nel deserto espresse il desiderio di voler morire. Eppure un po' di tempo prima il Signore gli aveva dato una grande vittoria. Gli aveva dato qualcosa di veramente bello, una grandissima vittoria. E prima i ragazzi parlavano di Mosè, che si scoraggiava, perché vedeva che aveva il popolo a volte contro, il popolo che non credeva. E anche Paolo, in questo brano, aveva della tristezza. Paolo era un apostolo che andava in giro per le comunità, formava le comunità. Poi c'erano i suoi collaboratori, Tito, Timoteo e altri, in particolare Tito. Ma Paolo andava in giro e formava comunità, scriveva delle lettere, a volte era ben visto, a volte no. Ma in questo brano succede qualcosa di particolare a Paolo. Paolo in questo momento si trova dentro e sta scrivendo alla chiesa dei Corinti, la sua prima lettera alla chiesa dei Corinti. E mentre scrive
la scrive con una nota di tristezza. Nello stesso tempo aveva gioia, ma non nasconde che Paolo, nonostante fosse, era un apostolo, stava attraversando un periodo, un vuoto dentro di sé. Quel vuoto che a volte colpisce i pastori, quel vuoto che a volte colpisce i collaboratori, quel vuoto che a volte colpisce chi lavora nell'opera del Signore. Non voglio essere troppo spirituale, voglio parlare di fatti reali, di fatti pratici, di fatti che a volte non bisogna nascondersi, a volte bisogna raccontare ciò che magari i fratelli che lavorano nell'opera provano. Ringraziamo il Signore per la guida dello Spirito Santo, per la forza che Lui ci dà. Però non sono esenti da vuoti o da tristezze a volte. E Paolo si trova ad avere questa situazione. Al versetto 18 dice: poiché hanno dato sollievo allo spirito mio. Cosa succede in questo momento, in questo periodo della fase di Paolo? Succede che si ritrova ad attraversare una situazione difficile, la attraversa ancora più avanti nell'altro brano, e lui cosa fa? Succede qualcosa di molto bello. Il Signore si serve di tre persone. Si serve di tre persone che nella parola di Dio non vengono mai menzionate, tranne nel capitolo primo dei Corinzi. Stefana, Fortunato ed Acaico. Chi sono queste tre persone, questi tre fratelli? Nel capitolo 1 dei Corinzi, capitolo 1, versetto 16, Paolo scrive: ho battezzato anche la famiglia di Stefano. Del resto non so se ho battezzato qualcun altro. Stefano si ricorda di questo incontro con Paolo. Ha accettato il Signore e Paolo l'ha battezzata. Stefano era all'oscuro all'epoca, probabilmente neanche sapeva il suo compito o cosa il Signore voleva fare attraverso questa persona. La Bibbia non ci spiega chi sono, non sappiamo se era una famiglia, qualcuno ipotizza che Acaico e Fortunato erano degli schiavi o erano dei loro familiari, non sappiamo, non ci interessa chi erano, ma ci interessa invece cosa hanno fatto. E Paolo in quel momento di tristezza, in quel momento di vuoto, sarà creato un vuoto, non sappiamo la situazione, possiamo immaginare con le lettere successive cosa poteva essere successo, ma si è creato un vuoto, si è creato un vuoto che al punto che Paolo fu triste, aveva lo spirito abbattuto, era giù. E qui interviene in gioco queste tre persone. Queste tre persone che vanno da Paolo e cosa fanno? Lo incoraggiano. Cosa fanno queste tre persone? Vanno da Paolo e gli dicono: su Paolo, vai avanti, non mollare. Or fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefano. Sapete che è la primizia della Caria e che si è dedicato al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche a voi, a tale persona, e a chiunque lavora con fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefano. Ancora Paolo riprende il discorso e dice: mi rallegro per la venuta di Stefano e di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza. Il vuoto prodotto della vostra assenza, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Alleluia. La Chiesa
ha bisogno di Stefana, di persone come, di fratelli, di sorelle come Stefana, come Acaico e come Fortunato, che non davano nulla per scontato, sapete? Nei Corinti Paolo veniva visto come l'apostolo, a volte avevano anche paura, c'è qualcuno che lo criticava, ma qui in questo caso Paolo viene visto da Stefano, da Fortunato e da Acaico come quella persona che aveva bisogno della Chiesa, sapete? Quella persona che aveva bisogno della comunità. Avevano capito che Paolo stava attraversando un periodo non bello, un periodo dove doveva essere sollevato. E a volte, spesso e volentieri, è il Signore, il Signore, il Signore. È vero, il Signore fa, il Signore dà sollievo, ma il Signore si usa di chi? Si usa anche della comunità. Si usa anche di quei fratelli che a volte danno una pacca ai fratelli che lavorano, al pastore, dire: fratello, vai avanti, non mollare. Io mi ricordo un fratello della comunità di Udine, era uno dei pochi che aveva capito che stava attraversando un periodo molto, molto difficile della mia vita. E come dicevo, si soffre, ma non, tante volte non si dà a vedere alla comunità. E questo fratello ogni domenica mi metteva la mano sulle spalle e mi diceva: fratello, vai avanti, non mollare. E ogni volta che vedevo questo fratello, solo a guardarlo, mi incoraggiava. Solo a vederlo era lì, perché sapevo che lui aveva capito e altri no. E così il pastore, gli anziani, a volte hanno bisogno della Chiesa, chi li sostiene, chi li aiuta. E se tante comunità non vanno avanti, se tante comunità a volte falliscono perché i pastori, gli anziani e i collaboratori vengono lasciati da soli, a volte non trovano il conforto nelle comunità. A volte basta solo una stretta di mano di un fratello e dire: vai avanti fratello, non mollare, non sapete che carica, che gioia si ha. E Paolo aveva bisogno di questa situazione. Paolo si trovava in una situazione dove Stefano, Fortunato e Acaico si sono messi al servizio, dice. E non troviamo scritto che loro, non sappiamo cosa facevano, però dice che erano: vi esorto a sottomettervi anche a tale persone, a chiunque lavora con fatica nell'opera comune, perché queste persone si erano messi a servizio dei collaboratori di Paolo. Mi rallegro della venuta di Stefano, di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito quel vuoto che Paolo in quel momento stava attraversando. Signore, aiutaci ad avere una chiesa piena di Stefano, di Acaico e di Fortunato. Quella chiesa che ci sono questi tipi di persone, questi tipi di fratelli, una chiesa che prospera. Perché il Signore si usa anche di loro per incoraggiare coloro che lavorano nell'opera. E a volte, purtroppo, come dicevo prima, difficilmente, a volte si sbaglia, sapete? A volte i pastori, gli anziani, gli errori vengono commessi. Non è proprio perché non siamo infallibili. Però penso che Stefano e Fortunato e Acaico capiscono a volte che purtroppo siamo fatti di carne e a volte non sempre si riesce a fare tutto correttamente, a volte ci sono degli errori, però Stefano e Acaico sanno capire nel momento in cui il pastore, i fratelli responsabili attraversano quel periodo
in cui hanno bisogno di essere tirati su, alleluia, quel periodo dove c'è bisogno di essere incoraggiati. A volte il pastore, parlo per esperienza, dovrebbe avere 10.000 piedi, 10.000 mani, dovrebbe essere dappertutto, no? Però a volte non è così. A volte purtroppo non si può fare tutto. Però la Chiesa, quando ci sono queste persone come Fortunato, danno una mano al pastore, non solo incoraggiarlo, ma anche a portare avanti l'opera del Signore. E Paolo non si nascose dietro il titolo che lui portava. Paolo non si è nascosto, vedete, io sono apostolo, non sono mai triste, non sono mai vuoto. Paolo diceva le cose come stavano. Paolo parlava con la comunità e a volte, in questo caso, non ha detto lui che... non ha chiesto aiuto, non ha detto io sono triste, sono vuoto, ma l'ha detto dopo. Dopo che la Chiesa, dopo che queste tre persone si erano messe al servizio per tirare su non solo Paolo, ma tutta la comunità, tutte le persone che avevano bisogno. E Paolo si trovò in un'altra situazione difficile, ne attraversò tante. Nei Secondi Corinzi, capitolo 7, leggiamo un'altra situazione molto particolare, dove Paolo ebbe bisogno della Chiesa. Secondo i Corinzi, capitolo 7, dice: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi. E molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne ricresce, seppure ho provato rincrescimento, poiché è vero che quella lettera, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portato al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non avreste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce il ravvedimento che porta alla salvezza, la quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco, quantunque ora, infatti, ecco, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza, secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore, né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi, davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati, e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, proprio il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato con voi, con lui, non me ne sono stato deluso, ma come tutto ciò che vi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, poiché ricorda l'obbedienza di voi tutti e come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa posso avere fiducia in voi. Mi rallegro perché in ogni cosa posso avere fiducia in voi. Anche se il capitolo è diverso,
Però Paolo si ritrova ad avere la stessa situazione che abbiamo letto negli altri Corinti, nella prima lettera. Paolo anche qui scriveva qualcosa ai Corinti, dove ha provocato della tristezza. E a volte purtroppo succede, quando si interviene nelle comunità, non è mai facile correggere alcune situazioni, a volte si provoca della tristezza. Ma la Chiesa di Corinto accettò questa riprensione da parte di Paolo, al punto che Tito, quando va là, Paolo era nel momento, nel frattempo si trovava in Macedonia e mandò Tito ad andare a vedere com'era la situazione. E Paolo si aspettava probabilmente qualcosa di, sapeva che aveva rattristato questa Chiesa con la lettera. Ma quando Tito ritorna, dice che ha portato consolazione sia a Paolo e sia a coloro che erano con Paolo. E Tito era un suo collaboratore, un collaboratore dove aiutava Paolo, non era un apostolo, però faceva un lavoro molto, molto, molto forte Tito all'interno delle comunità. Vedete, Paolo fu costretto ad ammonire questa comunità, però all'interno c'erano delle persone come Tito, in particolare Tito, che incoraggiava i fratelli ad andare su, incoraggiava ad andare avanti, a sostenere l'opera di Paolo. E sappiamo bene la storia di Tito, un altro collaboratore. Tito nei Secondi Corinzi 8:6 dice: così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia come l'ha iniziata. Secondi Corinzi 8:16 dice: ringraziato sia Dio che ha messo in cuore Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso di zelo anche maggiore si è spontaneamente messo in cammino verso di voi. E Tito era lì che esortava la comunità, non ha denigrato, non ha disprezzato questa lettera di Paolo, non si è messo a dire: ma Paolo cosa sta facendo? Paolo, guardate che a volte dice cose strane, dice, a volte Paolo dice cose che non deve dire. Guardate che Paolo è un folle, eh? Non l'ha detto. Eppure Paolo, a volte le parole di Paolo potevano essere anche, era facile, no? Giocare su quello che diceva Paolo, perché tante volte Paolo diceva come le cose come stavano. Al capitolo 11, questo Signore mi ha messo adesso nel cuore questo versetto, dice: vorrei che voi, dei Secondi Corinzi, vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Sì, già mi state sopportando. Quindi Paolo stesso sapeva che quando lui parlava a volte era molto schietto, no? Però a volte ci sono delle situazioni nella comunità dove bisogna intervenire in un modo chiaro e preciso. Però quando all'interno della comunità ci sono Stefano, Fortunato, Acaico, Tito, che lavorano, che aiutano i collaboratori, che non mettono zizzani, anzi sono lì a dare una mano, anzi sono lì a portare delle belle notizie al pastore, sono lì che cercano in qualche modo, prima che le notizie vanno avanti o dei fatti vanno avanti, cercano di mettere pace, di non mettere benzina sul fuoco. Quelle sono le comunità che il Signore benedice, quelle comunità dove il pastore, anche se è triste, anche se ha un vuoto dentro di sé, perché tante volte si dimentica che i pastori, gli anziani, le monitrici hanno anche loro una famiglia. Paolo consigliava di non averla per coloro che erano, ma la maggior parte di noi ha una famiglia e i problemi ci sono.
problemi ci sono, ma quando si entra in chiesa, quando si entra in chiesa e si avvicina a Stefano, gli dice: fratello Daniel, su, vai avanti. C'è qualcuno che si chiama Stefano qua? Nessuno. Quando arriva Fortunato, Fortunato non, un po' più comune, neanche. Acaico? No. Nessuno Acaico? Magari qualcuno diceva di sì. Quando il pastore entra in comunità e trova Acaico sulla porta, quando gli anziani della comunità entrano sulla porta e trovano Acaico e dice: fratello, ma sei giù oggi, perché ho pregato per te a casa. Su, 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 vai avanti, non mollare. Non sapete che gioia si prova. E lo può provare solo chi magari lo vive. E io lo vivo tante volte. Quando il fratello Marco mi dice: su, vai avanti Tommaso. O quando io e il fratello Marco non dico queste cose. O quando entriamo in chiesa e c'è il fratello Franco che ti viene vicino da noi e ci incoraggia. È una cosa bella. Ed è una cosa bella anche quando magari il pastore interviene nella comunità, come ha fatto Paolo, che a volte magari può dare della tristezza, si può provocare questo senso di tristezza perché si interviene, ma dice che Paolo qui la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento, mentre la tristezza del mondo produce cosa? Cosa? Produce la perdizione, l'inferno. E il credente a volte non ci arriva a questo. A volte il credente pensa di essere, di fare le cose giuste. E ringraziamo anche il Signore per Tito, che arriva e cerca di consolare, cerca di portare avanti. E non solo consola la Chiesa, ma consola anche il pastore, consola gli anziani, che a volte non dormono di notte. A volte non si dorme di notte. E racconta sempre il fratello Malcolm, la moglie quando lo vede che è in agitazione dice: o preghi o ti alzi. Nel letto girarsi, poi dai fastidio anche a chi ti sta a fianco. Dice sempre questa cosa il fratello Malcolm: o preghi o ti alzi. E è vero, il Signore consola. Il Signore consola. Però non c'è cosa più bella di vedere arrivare Fortunato che ti saluta e ti abbraccia. Non c'è cosa più bella a volte quando il Signore si usa di Stefano, di Tito per incoraggiare i suoi servi. Emma, dov'è Emma? Il primo cartello, quando ha detto saremo più forti, Emma aveva il cartello della Chiesa. Per questo ho detto prima che la Chiesa è fatta dalla Chiesa. È fatta. Siamo più forti con la Bibbia, amen. Siamo più forti con la preghiera, amen. Ma siamo più forti anche con, soprattutto, anche con la Chiesa. Poi cosa c'era più? La scuola domenicale. Cosa c'era più, bambini? La preghiera. La preghiera, poi? Gli amici cristiani. Gli amici cristiani, poi? La Bibbia. La Bibbia. I programmi cristiani. I programmi cristiani. Tutto questo non è che viene così. Ma c'è sempre dietro Acaico che organizza. C'è sempre dietro un Tito. C'è sempre dietro qualcuno. E anche nelle sofferenze, nel vuoto, lo fa per amore del Signore. Il mio, la mia esortazione oggi è quella di non dare tante volte troppe cose scontate. Perché io ho bisogno della comunità. Se dicessi che non ho bisogno sarei un bugiardo. Io ho bisogno della comunità che ci incoraggia. Ho bisogno
di Franco, ho bisogno di quelle persone che tante volte quando mi vedono giù il Signore si serva di loro. E non me ne vergogno, perché Paolo lo dice anche in questa lettera. Paolo lo dice all'ultimo verso, dice: poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Ci vogliamo alzare in piedi, chinare il nostro capo e chiedere al Signore se qualche volta ti sei sentito fortunato, se ti sei sentito qualche volta Stefana, se qualche volta ti sei sentito a carico, se qualche volta ti sei sentito Tito. Se il Signore ti dicesse che oggi vuole usarti di te per mandare avanti l'opera, per aiutare la comunità che cresce. Se il Signore vuole dirti oggi: saresti disponibile, disposto a fare lo stesso lavoro di Stefano, lo stesso lavoro di Tito? Saresti disponibile di fare a carico, fortunato, di lavorare, di aiutare, di andare anche oltre a volte, di capire quelle persone che si affaticano, di capirle quando sono giù di morale, quando sbagliano, quando a volte c'è un sorriso ma dietro ci sono dei problemi che vengono nascosti per amore della comunità, quando a volte non c'è neanche il coraggio, la voglia di... A volte si perdono tutte le forze, come è successo a Mosè, come è successo ad Elia. E io so che i pastori perdono la forza a volte. Ma se nella comunità c'è fortunato, è tutta un'altra cosa. Se nella comunità c'è Tito, che danno una mano, che sollevano sul pastore. Quando Mosè pregava, aveva due persone che gli tenevano le mani, perché lui era stanco. Se questa sera, questa mattina, scusate, puoi dire al Signore anche tu: Signore, fa che posso essere anch'io al tuo servizio. Un servizio che a volte manca nelle comunità. Quello di sostenere i suoi servi. Forse il Signore vuole fare di te anche un servitore, un pastore, un anziano, una monitrice, un conduttore. Ma ha bisogno anche di Tito. Ha bisogno. Certo, il Signore fa lo stesso, no? Il Signore consola lo stesso i suoi servi. Lo fa il Signore perché non lascia i suoi servi. Ma ama, desidera che ci siano nella comunità questi tipi di fratelli. Che sostengono, che riempiono quel vuoto, che danno sollievo a coloro che si affaticano. Amen.